La rubrica La salute degli insegnanti continua. Siamo al terzo incontro con il dottor Vittorio Lodola per il commento di racconti di insegnanti che manifestano un disagio. Bentornato di nuovo, dottore. Oggi di che cosa ci parla? Oggi il caso di un insegnante che disegna uno spaccato molto interessante, perché mette insieme due o tre problemi che sono tipici della professione. Scrive questa insegnante, anche lei una donna: da lungo tempo ormai non riesco più a dormire, pur prendendo sonniferi, mi sveglio in piena notte e i pensieri mi angosciano. Forse il mio profondo disagio con la scuola non c'entra ed è solo un problema mio personale, ma in realtà c'entra e come. Da anni la scuola per me è diventata fonte di ansie e angosce continue, pur amando ancora insegnare le mie materie, matematica e scienze. I ragazzi di scuola media sempre più problematici e moltissimi genitori polemici, pretenziosi e conflittuali. Questi ultimi tendono a delegare alla scuola sempre di più, salvo intervenire pesantemente nel nostro operato. Ma cosa ancora più terribile, ascoltate bene, è il conflitto con alcuni colleghi. Ce ne sono alcuni, i bravissimi, per i quali i problemi non sussistono. Sei tu che non sai tenere classi e come osi toccare i loro bambini, in genere i docenti di alcune materie. Tutto è concesso, tutto tollerato dagli allievi. Comincio ad intravedere atteggiamenti da parte di dirigenti e colleghi di mobbing, non solo nei miei confronti. Mi sento sempre più tagliata fuori, forse sto impazzendo, non ho possibilità di spostarmi, ma sento che dopo 15 anni di permanenza nella stessa scuola, un cambiamento per me sarebbe assai salutare. Sono smarrita e angosciata. Quindi ha dipinto un quadretto veramente impressionante. Ci sta dicendo che sta male, che prima non stava così, che è tutto intervenuto dopo diversi anni di insegnamento e ancora si è resa conto che è il conflitto con i colleghi soprattutto che va ad incidere. Infatti questo è il grosso problema. Noi abbiamo nella scuola un conflitto anziché la condivisione con i colleghi. La condivisione è lo strumento principe per far fronte al disagio. Ebbene, le persone con le quali questo insegnante dovrebbe condividere i problemi, confligge e non può attendersi ovviamente un aiuto dai genitori, dei ragazzi, nemmeno dai ragazzi stessi. Il punto: ma lo stress è maturato a casa o al lavoro? L'abbiamo superato e trattato altre volte. Il problema non è dove viene maturato lo stress, ma è dove io esercito le conseguenze dello stress. Quindi lei sta male a scuola, ma star male anche a casa. Il disagio ce lo portiamo sempre dietro. Forse c'è una forma di competizione con i docenti, con i colleghi, e quindi lei forse si sente inadeguata, questo che vuole dire anche, rispetto al fatto che non ci sia la condivisione, perché forse nella scuola a volte scatta il meccanismo della competizione, di quello che sa tenere di più la classe, di quello che sa è più amato dagli alunni, e quindi lei si sente probabilmente, in questo momento di disagio, probabilmente lei si sente inadeguata e quindi rafforzerà forse di più lo stress. Questo senza dubbio, cioè questa competizione è un po' una sorta di trabocchetto che ci allontana dall'obiettivo della condivisione, obiettivo che deve essere raggiunto per superare quella famosa usura psicofisica che è tipica della professione. Se quindi noi inciampiamo di fronte alla competitività andando a gareggiare, difatti lei chiama i bravissimi queste persone e li dipinge in modo sublime. Lei ha bisogno di un aiuto e sente nella controparte, nel collega, un nemico che invece tende a competere e sta dicendole: guarda, tu non ce l'hai fatta, io sì. Tenendo conto che questa competizione comunque è nascosta, non è esplicita da parte dei colleghi, né tra i colleghi, è nascosta, eppure lei la sente. E quindi bisognerebbe trovare una forma per condividere la condivisione di queste problematiche. Ma la condivisione noi la troviamo solamente se prima facciamo quell'operazione di acculturamento che abbiamo tentato di avviare.
Se noi non diciamo che l'usura psicofisica dell'insegnante è alta e riguarda tutti gli insegnanti e nessun insegnante lo sa, nessuno penserà andare a condividere, ma penserà piuttosto a competere, perché questo è quello che nell'animo umano viene più immediatamente. Bene. Secondo caso? Il secondo caso è un altro caso molto interessante. Questa volta di una insegnante, sempre donna, ma giovane, di 31 anni, che insegna da 5 anni solamente, dice: ho l'abilitazione, sono nelle graduatorie a esaurimento, ho studiato anni e anni tra università e SIS per ottenere quello che volevo, cioè fare gli insegnanti, quindi non è stata una scelta di ripiego. Perché non ho trovato un altro, non è stata una scelta di ripiego perché non ho trovato un altro lavoro e nemmeno l'ho scelto perché così, per caso, ma mi piaceva. Insegno lettere alle superiori, italiano e storia, che sono la mia passione. Con gli studenti ho un buon rapporto. Qual è il problema allora? Ed ecco che ce lo presenta. Mi sento inadeguata, inadatta a questo lavoro. Non ho il carattere giusto, non sono né autoritaria né autorevole. Ogni cosa, l'interesse, l'attenzione, la fiducia degli allievi, devo conquistarvela. Ed è faticosissimo. Sono insicura, mi demoralizzo quando vedo che non seguono, che si fanno i fatti loro, anche se so che non c'è nulla di personale nel loro atteggiamento. Non lo fanno perché mi odiano. Sono sempre qui che studio, approfondisco, preparo materiale, mi ingegno per rendere le lezioni più interessanti e interattive e mi sembra di fallire sempre. Inoltre non riesco a trovare un equilibrio fra l'andare avanti con il programma e cercare di far capire bene le cose ai ragazzi. Ci vuole tempo, si sa. Quindi mi trovo qui sempre indietro rispetto ai colleghi esperti e questo mi fa sentire ancora più scema. Poi emotivamente mi lascio coinvolgere molto, troppo dagli allievi e dalle loro storie personali. E questo è un grosso problema, perché se io mi lascio coinvolgere vuol dire che la relazione mi sta ingoiando, mi sta succhiando, mi sta spolpando. E questo è tipico del lavoro. E questa è la cosiddetta usura psicofisica da relazione. E quindi io sto male, insomma sono stremata, dice. Sto seriamente pensando di cambiare lavoro, non sono adatta a questo, proprio non ce la faccio. Solo pensare che devo correggere l'ennesima verifica di storia e preparare tutte le lezioni mi viene male. Puoi immaginare la mia reazione quando sento dire che gli insegnanti non fanno niente. E quindi il caso di questa ragazza, perché una ragazza a 31 anni, ci fa capire intanto quanto è duro questo lavoro. È duro anche per chi lo ama, ma per chi non si aspetta assolutamente di essere mangiata e ingoiata. Questa avrebbe bisogno sicuramente di un tutoraggio, di un aiuto, di una persona esperta che le sia accanto e soprattutto deve sapere che non è uno scherzo, o meglio lo devono sapere tutti, che intraprendere una professione come questa non può essere presa così alla leggera. Bene, anche per oggi abbiamo terminato, vi aspettiamo per il prossimo appuntamento. Arrivederci da Gilda TV.